Buongiorno e bentrovati per un altro episodio del nostro podcast Libri per sognatori svegli. Protagonista di questa nuova puntata sarà Daimon, il sentiero del sé al di là del bene e del male, scritto da Claudio Marucchi ed edito da Spazio Interiore nel gennaio 2018. Utilizzando uno stile ammaliante e coinvolgente, che dosa con sapienza narrazione e riflessioni sui grandi temi della vita, l'autore ci racconta, senza veli e senza strattismi, come trasformare la propria coscienza e il proprio corpo in un laboratorio sempre all'opera. Le esperienze si vivono in prima persona, mentre i racconti e le narrazioni sono l'unico strumento a nostra disposizione per consentire ad altri di conoscerle. A cosa serve raccontarsi? Si chiede Claudio, e la risposta che si dà è a illudersi di essere unici, ovvero a fingere di dimenticare che non si è quasi nulla. Quasi è lo sporgersi dell'io sul nulla, la cifra della nostra presunta evoluzione. L'imperfezione è la costante. Nulla è ciò che sappiamo dell'infinito dentro come dell'infinito fuori. Strappa un sorriso pensare che in millenni abbiamo affinato ogni forma di conoscenza e tecnica senza riuscire minimamente a scalfire il compatto muro di ignoto che suscita le stesse centrali domande da sempre sui misteriosi perché della vita e della morte. Ecco che l'infinito è il primo dei problemi, essendo l'altra faccia del nulla, perché non concepisce i limiti, come noi non ne sopportiamo l'assenza pur lamentandoci della loro presenza. Come nel caso della storiografia, una narrazione esiste solo in funzione della sua interpretazione. Siamo sicuri che ciò che uno dice venga recepito da un altro con perfetta corrispondenza tra le due immagini interiori? No, siamo sicuri del contrario. Scrivere di sé implica quindi prestarsi ai fraintendimenti. C'è un modo per evitare di essere fraintesi: essere ambigui. È il minimo che io possa fare per essere chiaro. Ecco allora che, nonostante gli inevitabili fraintendimenti e mantenendo l'ambiguità, Claudio ci racconta il percorso della sua ricerca, che spazia dalla meditazione alla magia cerimoniale, dalle esperienze di alterazione della percezione all'erotismo magico-mistico fino alle possessioni dionisiache. Quello di cui godiamo alla lettura è un mosaico di esperienze in continua oscillazione tra le vette e gli abissi, che si configura come un lungo e affascinante viaggio lungo le tappe di costruzione e dissoluzione dell'edificio della propria interiorità. Ognuno è una strada, precisa ancora l'autore, e in questo racconto, più che un percorso, sono contenuti gli spunti per l'eventuale rinvenimento o creazione del proprio percorso, del proprio racconto. Nessuna emulazione è concessa. Nessun tentativo di somigliare a chi che sia, meno che mai all'idea che si ha di se stessi. Spesso si manifesta ciò che si crede di essere, sebbene sia evidente che nessuno è ciò che crede di essere. Ecco perché smettere di credere in qualunque cosa, imposta o proposta, è un buon metodo per comprendere che non si è affatto, se non una specificazione del nulla in un dato spazio-tempo. Si proceda quindi liberamente. Non c'è da rispondere a nessuno, nemmeno a se stessi, in fin dei conti. Daimon è un testo che è pura pratica di vita, in cui ciascuno può ritrovare chi è, chi è stato, chi avrebbe potuto essere e chi vorrebbe divenire. Il volume, arricchito dalle splendide illustrazioni originali dell'artista Ferruccio Nobile, autore anche dell'immagine in copertina, è una guida all'esplorazione della propria coscienza attraverso l'esperienza, il racconto, il confronto, lo scontro, l'attrazione e la repulsione, in grado di risvegliare la consapevolezza della vita in quanto vita, al di là del bene e del male in ogni suo singolo istante. Claudio Marucchi, torinese, classe 1977, laureato in religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente, autore di testi su diversi temi quali lo yoga, il tantra e la magia rituale e cerimoniale, da alcuni anni tiene seminari incentrati sul comparativismo tra dottrine filosofico-religiose orientali e occidentali, simbologia, esoterismo e propone seminari di pratica incentrati su attività meditative e psicoenergetiche. Ripartire da se stessi, credendo di essere fatti in un certo modo, è un'illusione, sostiene l'autore. Ci si deve creare ex novo.
perché fuori dal vuoto, aperto dalla strategia della distruzione dei condizionamenti esterni, non si esiste affatto. Non c'è alcun sé ad attenderti dopo la fatica della guerra. Ciò che non puoi trovare, lo devi creare. E con queste parole vi lascio all'ascolto di alcuni stralci tratti dal testo. Buon ascolto. Due strani tipi sul ramo di un albero. L'inizio del liceo coincide con una vicinanza più stretta ai simboli e alle icone dell'ombra. La rabbia si sublima e si romanticizza. Solo la vorace bramosia di vita può tradursi nell'adolescente in una potente fascinazione per la morte e tutta l'estetica del nero. La volontà di vivere e quella di morire si somigliano nell'alba dell'adolescenza, avendo in comune il richiamo irresistibile all'andare oltre. Normalmente si declina come trasgressione. Nel mio caso si affianca la seduzione esercitata dall'esorbitante forza della dissoluzione, parente prossima della dissolutezza. Ecco la vita, il continuo disgregarsi di tutto ciò che esiste in una forma. Nel sorgere, tutto vive già il suo tramontare. Ecco l'amore, il motore del cambiamento e dell'impermanenza. Il divenire come unica costante, il protrarsi del morire come solo esempio di continuità riscontrabile in natura, come negli spettrali edifici delle periferie di Torino. La nascita è un istante. Da lì inizia il morire, fino alla scomparsa di ciò che è nato. La bellezza della vita consiste nel suo divenire. Ripongo fiducia nella morte come energia che anima l'andare oltre. Come nelle foglie frammentate al suolo in autunno, rivivo tutta la romantica tensione verso lo svanire. Tutto continuamente muore, ogni nascita o crescita è votata alla dissoluzione. Questo morire di tutte le cose è l'amore. E questo amore si manifesta come gioia, l'intima gioia del tramontare. Il nero esprime la mia voglia di profondità e annichilimento. La dignità della vita incarnata nella forma mi appare un fugace bagliore nella notte, la flebile pulsazione del vuoto stesso. La coscienza si fa sentire nelle sole aree in cui trasuda vitalità. Carne e pulsioni, sospiri e istinti, fame e sete, dolore e piacere, paura e meraviglia, tristezza e gioia. Il corpo, le emozioni, la materia, questi gli unici giudici del cammino. Orfano di Michele, in classe alle superiori conosco Alex, con cui condivido gusti musicali, cinematografici e la stessa pulsione di morte sintomatica di una forza vitale estrema, in una tensione romantica che nel suo caso è ancora più marcata della mia. Impieghiamo poco a stringere un'amicizia fraterna che dichiareremo apertamente una simbiosi. La condivisione ci rende sempre più integrati in un rapporto fraterno. La sua ironia fa il pari con la mia sfrontatezza, la sua sagacia completa il mio ardire, la forza aggraziata dei suoi gesti rifinisce quella delle mie parole. Riconoscendo apertamente la nostra fratellanza e il nostro sodalizio, ci confrontiamo sulla prigionia delle illusioni e sulle possibili vie di fuga. Quando non sai cosa stai cercando, ma la disperazione ti impedisce di arrestare la ricerca, il Daimon lancia un segnale, offre un incontro o un'esperienza. Una rivista proveniente dall'ambiente del metal più underground finisce nelle nostre mani, dischiudendoci un mondo di simboli, sigilli e termini sconosciuti e terribilmente affascinanti. Rimaniamo folgorati dal richiamo profondo di un linguaggio al contempo ignoto in superficie, ma come noto da sempre in profondità. Non sappiamo ancora cosa siano gli archetipi, l'inconscio e la sua dimensione collettiva, ma abbiamo la netta sensazione che quel linguaggio esoterico, occulto, sia così efficace, reale, vivo, da essere chiaramente e volontariamente escluso dalle materie scolastiche. Essendo la sola materia non insegnata a scuola, oltre che la grande perseguitata dalle religioni, diventa immediatamente il nostro principale interesse. Decidiamo quindi di dedicarci alla ricerca inoltrandoci in quel sottobosco che per nostra fortuna in una città come Torino si muove e agita in un ricco fermento, sotto la sua sottile crosta grigia apparentemente così ingessata. Il tumulto sotterraneo del lato esoterico della nostra città ci fa incontrare un paio di personaggi interessanti. Ci porta a perlustrare zone e manifestazioni a carattere magico ed esoterico,
in cerca di contatti e conoscenze mentre divoriamo i primi libri di occultismo. Nel nostro girovagare metallaro per le strade di Torino ci troviamo spesso in alcuni splendidi e decadenti giardini. All'interno di Palazzo Reale, in un maestoso giardino ormai chiuso al pubblico da anni, un vecchio salice piangente ci adocchia, ci invita a entrare. Le foglie dei suoi rami arrivano a terra circoscrivendo un ampio cerchio d'ombra. Il suo tronco scuro offre una serie di appigli per salire e sedere comodamente su uno degli ampi rami. L'albero ci sceglie come custodi della sua ombra. Noi riconosciamo, in quell'area scura delimitata dalla sua possente antica vita, il nostro primo tempio. Lo chiamiamo il nostro tempio. Alex, un pomeriggio, incide un simbolo, con il suo coltellino, sul ramo che ospitava le nostre elucubrazioni sulla vita e sulla morte. Quel sigillo è una promessa, segnando l'inizio di una vicenda che ancora oggi continua. Tornando a riverire l'albero e il marchio del nostro sentiero, fino a che è stato possibile, abbiamo trascinato con noi alcuni amici che nel frattempo si erano affiancati al nostro incedere, compattando un'energia che avrebbe generato una sorta di volontà comune. L'albero non ci ha mai rifiutati, fino a che i cancelli del palazzo non si sono chiusi. Forse sta aspettando la nostra prossima visita. Le prime uscite notturne ci permettono di conoscere e fare amicizia con un gruppo di ragazzi votati all'oltre, che come noi avevano le insegne della rivolta all'illusione e inneggiavano alla vita attraverso la morte. La dracma è all'epoca il solo punto di riferimento e di ritrovo del metal estremo a Torino. In pochi mesi Alex e io ci leghiamo ad altri sedicenni simili a noi. Non siamo soli. Quel vago senso di combattiva disperazione, che non rinuncia a irriverenza e opposizione estreme, si tratteggia nel nostro abbigliamento nero, arricchito dal luccichio di borchie e catene, nei capelli misurabili sempre in lunghezza e, per chi poteva già ormonalmente permetterselo, in barbe faunesche. I demoni custodi di ciascuno di noi sembrano tirare le fila dietro le quinte delle nostre coscienze per preparare il terreno a dar vita a qualcosa di più profondo di quanto le nostre ruggenti volontà possano minimamente sospettare. Parlare e scoprire che questa opposizione al sistema vigente, che la lussuriosa tensione ad andare oltre, che il linguaggio esoterico e le sue icone ci accomunavano in profondità, è stato un metodo per la creazione o la scoperta di una volontà comune. Il sorgere di un nuovo giorno. Alcuni tra noi, me per primo, hanno la sensazione che manchi qualcosa. La nostra determinazione potrebbe non essere sufficiente senza il supporto di una tradizione, di un maestro o di un canale approvato e validato dalla storia per sospingere innanzi la nostra missione. Noi, embrione di qualcos'altro, senza saperlo abbiamo invocato, con il nostro rito di fondazione, un incontro, di cui la rivista Daimon fu solo un necessario passaggio intermedio per poterci imbattere nella figura di Crowley. Una sera siamo alla Dracma, a un concerto, e conversiamo all'esterno del locale con alcuni ragazzi di Varese venuti a Torino per l'occasione. Si parla di musica e ovviamente di occultismo, poi di Crowley, sulla cui figura ci soffermiamo un po' per cogliere in ogni frase la minima traccia di informazione utile, che in un mondo senza internet ha ancora il sapore della conquista sudata o accaduta in modo magico, in grado di impreziosire ogni dettaglio. Poco più in là, un ragazzo appoggiato al cofano di una macchina, solo con la sua birra, si alza e abbordandoci dice: «Scusate, avete detto Crowley?» Con poche parole mostra di saperne ben più di noi. Ci perdiamo di vista quando inizia il concerto, ma fortunatamente all'uscita riesco a ritrovarlo. Essendo alto quasi 2 metri, è difficile non notarlo anche tra decine di persone. Gli porgo in mano un foglietto con il mio indirizzo postale e gli chiedo di scrivermi per tenere il contatto. Inizia così una fitta corrispondenza di lettere che hanno per oggetto Telema. In pochi mesi mi confessa che fa parte dell'Ordo Templi Orientis. Tutti noi avevamo letto di questo ordine iniziatico che segue il messaggio veicolato da Crowley, ma credevamo fosse ormai estinto. Grazie al contatto epistolare con Matt, così lo chiamiamo, scopriamo che l'OTO esiste ancora, è diffuso su tutti e 5 i continenti e in Italia è presente da metà degli anni Ottanta. La fiducia per me è una questione di istinto. Sono in grado di riconoscere una sorta di frenesia, di eccitazione che interpreto come segnale di essere sulla pista giusta.
Poche parole sono sufficienti per cogliere il segnale. Alex e io decidiamo di richiedere l'iniziazione perché il nostro percorso non poteva condurci da soli molto oltre. Un paio di settimane dopo la firma della nostra richiesta di ammissione, in occasione di un altro concerto black metal a Torino, la cupola del Duomo prende misteriosamente fuoco e la sindone viene strappata alle fiamme per un pelo. Cogliamo l'evento come una sincronicità che annuncia quel cambiamento sotto il nostro cielo di cui cavalchiamo l'onda. Un simbolo del vecchio eone rischia di bruciare sotto il vento del rinnovamento. Siamo pronti a un nuovo inizio. Entriamo nell'OTO nel maggio del 1997 e pochi mesi dopo quasi l'intero gruppo, con poche eccezioni, fa lo stesso. Si sono unite altre persone perché intanto molti fra noi cominciano a frequentare l'università e il nostro giro si sta inevitabilmente allargando. Un ordine iniziatico fondato sul messaggio di Crowley, con oltre un secolo di storia, diffuso in tutto il mondo, che proponga un programma di magia cerimoniale all'interno di un metodo iniziatico di derivazione massonica completato da conoscenze tantriche indiane, è particolarmente adatto alla psiche di un occidentale contemporaneo. L'iniziazione è uno strumento che ha pochi eguali per efficacia e profondità. Una sequenza di vicende simboliche che hanno per protagonista il candidato, ignaro di ciò che lo attende, inserite in una trama complessa che rivela poco a poco un metasistema. L'impianto è articolato e geniale. L'effetto è che il complesso di simboli e allegorie va a colpire direttamente l'inconscio, l'area in cui si annidano le possibilità di progresso e autoconoscenza del soggetto, oltre che la possibilità dell'operatività magica. Si sedimentano così dei fondali concettuali archetipali che, strutturati come una scala, consegnano al soggetto strumenti simbolici e pratici per venire in chiaro con se stesso, smontarsi e rimontarsi, e per comprendere alcune decisive dinamiche della natura, in modo da creare armonia tra il ritmo interiore e la pulsazione vitale di cui partecipiamo. Non racconterò qui la natura e i propositi dell'ordine, che mi farebbero dilungare eccessivamente in aspetti tecnici. Mi limito a sottolineare che tutte le riflessioni relative alle esperienze magiche, interiori, spirituali, che appaiono in questo libro come in altri miei lavori, sono frutto di questi incredibili 20 anni di esperienza iniziatica. Divieto di sosta e rimozione forzata. Di carne si veste il mio daimon negli anni, dopo 1000 veli tolti per sfiorare quell'originaria nudità. Innocenza e indecenza coincidono. Sono anni in cui sperimento sesso magico, come in un laboratorio, con alcune ragazze che condividono filosofia e voglia di praticare. Accordiamo i respiri all'unisono, regoliamo i ritmi del coito, lavoriamo sulla percezione e canalizzazione dell'energia sottile, carichiamo sigilli con l'impeto orgasmico. Sono i primi tentativi di uomini di buona volontà. Ma siamo ancora mediamente ipocriti. Sentimenti vischiosi non di rado si intromettono, non siamo abili a scindere del tutto gli ambiti e alcune tensioni esplodono inevitabilmente. Ci vuole tempo per crescere. Gli esperimenti di ritenzione del seme mi forniscono un grande controllo sull'eiaculazione, fino a padroneggiare l'orgasmo a volontà. L'idea tantrica era che la sublimazione dell'energia orgasmica avrebbe condotto a una cristallizzazione dell'energia sessuale verso i centri sottili del cranio, la cui concentrazione avrebbe facilitato l'identificazione nell'assoluto o la visione. Accade raramente, ma raccolgo elementi per capire che l'universo della sessualità magica è talmente profondo e variegato che l'intera magia che ho praticato per anni potrebbe essere racchiusa interamente in quelle pratiche. Così, senza occuparmi delle fantasie gnostiche sulla creazione di un'anima che permetta di sfuggire alla seconda morte in vista di un'immortalità, che mi sembra solo un depistaggio o un'affascinante idiozia, lavoro con il sesso per espandere, approfondire, alleggerire, perdere. Nel sesso, il corpo si affranca dalle strettoie della ratio e diventa reattivo e ricettivo, più suscettibile di farsi condurre dal daimon. Essendo il coito un luogo prediletto della sua manifestazione, per via dello scambio tra gli inconsci e le energie, vado a caccia di esperienze che mi riportino alla sorgente della corrente della vita. Il piacere diventa veicolo di nuove conquiste, che si compiono perdendo qualcosa.
Uso il sesso per attrarre o per sintonizzarmi su flussi di informazioni normalmente inibiti e proibiti alla coscienza. Scopro che il ritmo del coito prolungato per un'ora, due ore, tre ore è il miglior solvente per operare la rimozione forzata della veglia conscia e del carceriere chiamato io. Alla presenza si sostituisce l'assenza, alla concentrazione l'estasi, alla purificazione la possessione. L'altro corpo a cui sono unito, che inizialmente è un'immagine di una parte non integrata di me, sul modello del gioco tra anima e animus in Jung, si rivela presto una forma di alterità assoluta. Ma per arrivarci devo passare attraverso una serie di esperienze mistiche che impongono un'accelerazione ulteriore al mio sviluppo. Inizio a introdurre invocazioni durante i coiti. Demoni, angeli, formule e mantram vibrati durante le unioni consentono agli amanti di diventare il tempio che ospita la loro manifestazione. Lucidità, rivelazioni, impennate di energia disponibile, accesso a depositi di carburante della volontà magica, visioni, auscultazioni, sogni, profondità di lettura della realtà, simbolizzazione del vissuto, alterazione della percezione e mille altri doni che prima avevo sperimentato in solitudine o in gruppo con la magia cerimoniale, ora li vivo moltiplicati ed elevati a potenza attraverso unioni finalizzate, con coppie nate e morte per l'occasione, animate dal godimento. La selvaggia energia di Eros è una fonte di ispirazione artistica interiore di cui scopro presto una valenza terapeutica e una psicanalitica. Nella sessualità terapeutica si usa il lato personale dell'inconscio per lavorare sui propri traumi e complessi. Si possono creare e caricare sigilli per sciogliere blocchi, acquisire virtù, superare ostacoli, anche ricorrendo alla semplice masturbazione. Nella sessualità psicanalitica, o forse dovrei dire psicosolvente, le persone che si uniscono ottengono informazioni riguardo aree non frequentate della propria psiche, o addirittura ataviche e collettive. Conoscere se stessi unendosi a un altro. Il coito è l'immagine di una continua oscillazione e interferenza tra poli opposti, come accade per la generazione della corrente. Ho svincolato la lussuria da ogni canone estetico, abituandomi a unirmi a ciò che sta oltre un corpo fisico. Non ci si unisce semplicemente a una persona, ma attraverso una persona. Ci si unisce a un archetipo? O forse l'unione stessa è un archetipo incarnato? Il coito si sintonizza all'inno alla vita e alla gioia che riecheggia in tutta la natura. La passione carnale è la bruciante liturgia dell'amore per lei. Lo scatenamento dei sensi e il cortocircuito della mente razionale aggirano la barriera che separa il conscio dall'inconscio, rendendo possibile l'accesso alla più grande sorgente di energia. Il sesso polarizza la volontà degli amanti, fornisce un supporto materiale, corporeo ed energetico che condensa la volontà stessa. I corpi fisici e sottili sono come l'hardware. La volontà organizzata in forma rituale è come il software e ciò che può accadere nel rito sessuale, che poi è una sessualità estremamente consapevole, è di poter fare un download di coscienza o informazioni dall'astrale o dall'inconscio collettivo. Eros spersonalizza i soggetti che si uniscono. In un coito si crea un altro essere che non è la somma dei due caratteri, è un nuovo ente. Per questo per me è stato fondamentale in questa fase unirmi a più persone possibile, perché sperimentando decine e decine di forme diverse, di possibili universi, ho inciso nella mia psiche la consapevolezza dell'assenza di un modo unico e univoco di essere. Conosci te stesso è sempre un modo di agire se stessi, perché in fondo, ma proprio in fondo, non c'è alcun se stesso da conoscere. Verso i 28 anni ho iniziato a sperimentare il sesso orgiastico per incorporare anche il grande archetipo del dionisiaco. L'orgia è uno dei pochi residui di mistica della contemporaneità in Occidente. Nell'orgia l'uno si dissolve nel tutto o nel nulla caotico da cui tutto deriva. L'identità individuale si cancella, l'io si diluisce. L'enorme tensione erotica di 10, 20, 30, una volta fino a 70, corpi conduce direttamente all'annullamento dell'io. Viverla in modo rituale significa alterare il piacere, già messo a dura prova dalle condizioni estreme dell'esperienza sessuale di gruppo, e vedere emergere una volontà non perché si imponga sulla psiche,
ma per sottrazione di tutte le altre componenti. L'orgia è il solve supremo. Come se tutti indossassero una maschera, la spersonalizzazione, la perdita di identità, è totale. Chi è lei? Chi sei tu? Non vi è lei o tu, né io né lui. Solo un noi che tutto ingoia e tutto impasta. Solo corpi e cavità, buchi, odori, gemiti. Non è descrivibile la sensazione di perdizione e di ritrovamento che l'orgia offre al viandante della magia sessuale. In quel contesto, qualunque partner è un partner qualunque, e in ciò risiede una possibilità autentica di contatto con una scomoda verità, che nel momento dell'orgasmo non farebbe alcuna differenza se al posto della persona con cui sei unito anche da un amore fortissimo ci fosse chiunque altro. In quel momento non c'è nessuno. È l'orgasmo a esserci, non chi lo prova. Nell'orgia questa sensazione si amplifica e protrae. Concedersi a simili spersonalizzazioni durante l'agitarsi di un archetipo che vibra nella carne, in una riedizione contemporanea dei Sabba, è ancora oggi uno dei passaggi più importanti della mia destrutturazione. Amore è libertà. Sembra che la magia sessuale funzioni rendendo i simboli corpi e carne, e rendendo corpi e carne simboli. L'intera vicenda dell'essere è riconducibile a un amplesso, non solo a livello metaforico, perché nella compenetrazione dei genitali le porte sono aperte alla sintesi di tutti gli opposti. Il metodo, nella Sex Magic, è obscurum per obscurius, l'oscuro per mezzo dell'oscuro, dall'ignoto al più ignoto. La spinta all'incontro con l'essere nel suo stato più puro, reso carne dallo sconfinamento di due universi che combaciano, si traduce in una forma di adorazione. Fino a quel momento si è invece ancora sotto l'influsso del condizionamento che impone di occuparsi del come dovrebbe essere. Millenni di credenza nel mito del progresso e dell'automiglioramento hanno deformato l'umano. L'impegno ha relegato all'oblio la contemplazione, l'adorazione è stata oscurata dall'ambizione, eppure il nostro lungo percorso è una collana di fallimenti. Continuare a cercare soluzioni fuori, in cultura, scienza, politica, morale, è nutrire l'illusione. Solo l'arte fa eccezione, riesce a mostrarsi per ciò che è, nella contemplazione della bellezza, senza pretese di salvare, migliorare o guarire l'uomo. E perciò, paradossalmente, può essere liberatrice. Perché l'arte è libera. L'ars gratia artis è la magia sessuale. Se non fosse al servizio della volontà di potenza, se non avesse fini terapeutici, autoconoscitivi o liberatori, sarebbe comunque opera di bellezza, il cui fine riposa nel suo stesso esercizio. Un distillato di cristallina purezza. La potenza di un orgasmo magico non si misura in piacere e intensità. La discriminante della potenza orgasmica è la distanza da cui proviene. Si è posseduti da Dioniso o da archetipi affini nei momenti in cui si opera. Ogni orgasmo potente, come l'avrebbe definito Reich, potrebbe essere finalizzato a qualcosa di preciso, secondo l'insegnamento della magia. Eppure vi è un orgasmo che viene da così lontano, che si lega e assomma tutti gli orgasmi che hanno generato nei millenni ogni essere vivente nel corso del tempo. La forza orgasmica, come sintesi della creazione iniziale e della distruzione finale, si allaccia agli amanti nel climax del loro coito e prorompe in una forza ancestrale sconfinata. In quei momenti preferisco dedicare quella forza a Nuit, immagine della notte suprema che rappresenta la continuità dell'essere. Forse è l'orgasmo a dedicare i soggetti alla notte e non viceversa, ma questo poco importa nel cortocircuito di soggetto e oggetto. Volere la libertà significa in fondo sempre volere la propria morte. La falsa libertà sociale è fondata sulla sicurezza, questa libertà meno falsa è fondata sulla perdita di sicurezza.
Lasciare alle spalle il gioco sociale della ricerca di consensi e approvazioni, il conflitto tra servire se stessi o credere di essere utili a qualcuno, lo schierarsi pro o contro, il continuo giudizio tranchant che divide la moltitudine in buoni e cattivi, mostra l'inutilità delle sue pretese e rende impraticabili gli ideali che vengono spacciati per giusti, veri, sani, buoni, puri. Parole vuote. Appena il percorso di opposizione, disillusione, disincanto, sfiducia è stato digerito, si sono resi praticabili e accessibili su altri piani amore e libertà. Sono spesso stigmatizzato e accusato per non aver mai nascosto il mio atteggiamento sessuale istrionico e libero, del quale non mi sono mai vergognato, ma nemmeno vantato. È dignitoso per me aver reso possibile lo spazio in cui occuparsi solo dell'essere nella sua semplicità originaria, nella sua bellezza, svincolata da sentimentalismi, da proiezioni emotive, da attaccamenti, da impegni. La purezza e la bellezza, pur essendo profonde, non concedono appigli e certezze e sono i frutti di una magia sessuale molto personale e atipica, che fa dell'eros il linguaggio dell'essere, che nasce e muore a ogni incontro perché non si presta a nessuno, non si lascia contenere. Esiste e continua a esistere, ci si può allacciare in quei rari momenti di perdita di sé mediante l'incontro con l'altro. Il più nobile e prezioso dei doni offerto dal vivere a cavallo tra due regni è stata un'apertura che mi ha reso possibile ascoltare, ricevere e accettare un amore incarnato. Se la magia sessuale rendesse impossibile amare nel senso più naturale e puro una persona, sarebbe un'altra versione del dualismo. Per avere questo, rinunci o perdi quest'altro. È una fortuna che l'iniziazione mi abbia consentito di vivere nella duplicità. Così, nonostante la libertà di creare e distruggere mondi, di aprire e chiudere parentesi a volontà, ho potuto concedere all'amore di prendere forma concreta nel sentimento. A braccetto di un'anima gemella si sperimenta il compimento di un amore che sia una forma di libertà. L'apertura richiesta è merce rarissima. Chi cerca trova o viene trovato. È l'amore la forma più compiuta di libertà. E con questa bellissima frase finale sull'amore e sulla libertà, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.